Non è per cercare il pelo nell'uomo, però. Cioè, innamorato non siamo, amici non siamo, complice non siamo, trombare non trombiamo. Se stiamo insieme ci sarà un perché che andava scocciando, ma io non lo trovo più. Partiamo da Adamo ed Eva. Giardino dell'Eden, bellissimo. C'è un ruscello, acqua tiepida. Lui un figo pieno di addominali, la trombava tutti i giorni. Frutta, anche fuori stagione. Anguria, mandarino, tutto, uva. Questa ha rotto il cazzo con la mela. Da lì è nata la puttana di Eva, proprio è nata da quella volta lì. Perfetta. Scusa. Giulio Cesare aveva tutto, i patrizi, faceva i massaggi, mangiava il coniglio, per strada da Dio. È arrivata questa qua col caschetto, tipo Loretta Goggi, no? Col caschetto. Faceva il bagno nel latte delle aspidi. Ma che cazzo te ne frega te di una che fa il bagno nel latte delle aspidi? Ha perso tutto l'impero romano. Poi è arrivato quell'altro, i Beatles, dei fighi, Yellow Submarine. È arrivata la più brutta del Giappone, una cacacazzo alta così. Distrutti i Beatles, distrutti! Sei sarcastico. Ma addirittura fantastico, mi sembra. No, non fantastico. Ragazzi, fantastico. Sarcastico. No, io so mangiare. Ma te ti devono mangiare, mamma mia. Ma che scuola hai fatto? Ma che scuola? Io ho fatto il bidello alla Augusto Righi. Bidello alla Augusto Righi, sì. Ma come scuola che hai fatto, dico? No, io ho fatto direttamente il bidello alla Augusto Righi. La scuola non hai mai fatto. Ma solo che però poi me ne hanno cacciato di scuola. La scuola? Come mai? Sembrate fatti l'uno per l'altro due la scuola. Evidentemente non mi capivano. A scuola? Perché forse capiscono. Questo è Tony. Secondino, sì. Del palazzo. Allora, Don Gennaro. No, non mi chiama Don Gennaro. E come vi devo chiamare? Un Peppino, un Gaetano? Ma non è il problema del nome. Il nome è giusto, Gennaro. Però il Don davanti al nome, ma da fastidio. È una cosa antica. Si usava agli inizi del secolo scorso. E quanti anni ci avete? 9,50. 9,50 vado per i 1000. Sì, sì, mi chiamano Noè. Ho costruito l'arca. Ma se viene l'alluvione a te ti faccio affogare sicuro. Guarda, ma è proprio... E che e che a me e senza ciao, hai visto il mio ultimo selfie? Sì. Impressione? No dai, impressione è un po' troppo, diciamo fastidio. Buongiorno. Lo era. Se mi siedo, disturbo. Guardi, se toglie il punto di domanda, la frase è già perfetta. Eccomi qua. È contento di vedermi? Guardi, ho gli occhi che si rubano le diottrie tra di loro, veramente. Voglio vederlo meglio io, no? Io dammi 10 decimi, domani te li ridò, dai. Pensi che oggi non dovevo neanche venire? Ma porca di quella... No, giuro. Riaccia. No, invece sono arrivato puntuale, va a spacco il minuto. E non solo, guardi. Sono andato a fare la spesa, ho comprato lo yogurt, perché io mangio lo yogurt fa bene. E se sto bene con me, sto bene con gli altri. Bravo, stia con gli altri allora. Pensi che mangio 10 yogurt al giorno? Però, 10, se non ce la mando io ci pensa da solo lei, cioè. Però prima di mangiarlo lo tiro 3-4 volte contro il muro. E mi dà un fastidio, fermenti lattici vivi. Chi non lavora non fa l'amore! Perché chi fa di che una giornata sana se ne già fa?